Ragazzi, buonasera, eccoci qua. Questo Halloween nuovamente insieme. Oh, Con finalmente, viva. non ci speravo più io. E insieme a voi, non vedevo l'ora oggi tutto il giorno a mandare messaggi. Ivan, fra poco ci vediamo. Poi oggi ho visto che ha messo la premiere di Dottor Dracula, che dopo spero arriverà. Si sta un po' con noi. Penso che si presenterà. Ci Perché è in un rave party, in questo momento. Non l'ho seguito bene, ero in un momento di pausa pranzo al lavoro e ho visto che ha acclamato il caro Salvuccio, ci sarà il caro Salvuccio, ci sarà Iva. E allora A ho me non è detto. che ci sto molto simpatico. Ragazzi, siamo qua. Il primo video apro io questa serata e leggo la mia top 5, Sono curioso. i 5 film che consiglio per questo Halloween. E ripeto, come ho detto l'ultima volta, non che questi siano meglio o peggio della top 10 che abbiamo fatto l'anno scorso. Sono soltanto diversi da quelli dell'anno Sottana scorso. Caporis, No, e se dico sempre non gli aveva stessi, senso. sono diversi dall'anno scorso. Io ve li consiglio se ve li volete vedere in questi giorni di atmosfera di Halloween. Bene, vedete. Avete i miei consigli. Allora. Ma c'è un'importanza No, o sono sono cinque tutti film, quanti? non ha importanza. Cioè, non c'è una lista primo, secondo, terzo, quarto. Secondo me sono film che vanno visti in questo periodo. E Per basta. la loro, diciamo, cupocità, cioè per tante situazioni che Ok. hanno i film. Allora, il primo è Le colline hanno gli occhi. Ah, aspetta, magari N remake o no, sempre originale di Craven? l'originale. Originale. Appunto, come dice Ivan, è per dare un omaggio a Craven, che ci ha sempre deliziato con tanti, tanti bei film horror. Peccato, posso uno era una merda. Io infatti ho detto, Lo le colline hanno gli occhi. so, Punto. bravo. Basta. Lo Quindi, sapete, io frenatevi a uno. sono sempre per I remake uno. sono carini, però, sono divertenti. Sì. Poi, della morte e dell'amore. Oh, Questo qua Ivan non se lo aspettava. non me lo Forse aspettavo. neanche Mo ci sfuggite pensavo. magari. Magari è su scontato. Allora, C'è aspetta. la nostra Anna Falchi. Dai, però in DVD e stavo ce l'ha in Blu-ray, purtroppo. Mi C'è la hanno nostra Anna rapito. Falchi che pro ha provato a fare qualche film. Che non E sa forse. recitare. E forse. Guarda, forse l'unico. Infatti, poi non ha fatto più niente. Poi ha fatto i film di Natale. Faceva poi i film di Natale. E basta, di questo genere qui non ne ha fatti più, ve lo consiglio. Poi, Urban Legend. Ho Per guardato i. pure Dr. Drawl, cioè no, il primo già ce l'aveva, gli ho prestato il secondo e il terzo. Per la sua, diciamo, per come è girato, per l'ambientazione, secondo me può essere visto. Allora, poi, altro film. Quarto, ma non quarto in lista, sempre del genere, come più o meno Slash, Urban Legend, Slasher, è un po' consiglio, Scream. so cosa hai fatto, perché Lo sceneggiatore è lo stesso di Scream. Film interessante. ultimo della top 5, consiglio un film nuovo, del quale proprio in questi giorni, in questi mesi, è uscito il secondo capitolo. Che con Ivan vedremo, spero, insieme, è Terrifier. L'uno. Sì, Ah, consiglio ok. Visto, l'uno, non fa il consiglio 2 e due. poi lo vedremo appena avremo modo di acquistarlo, perché come ben sapete io film o li acquisto o li vedo in streaming, sempre pagando l'abbonamento. Allora, Bravo, Salvucci. quindi Terrifier ve lo consiglio perché per Halloween è molto splatter. Ed è anche ambientato nella notte di Halloween. Ed è ambientato nella notte di Pure il Halloween. secondo. Speriamo questa settimana riusciamo a vederlo. Ragazzi, questa è la mia top 5. Fateci sapere un po' la Fate vostra. sapere qua se qualcuno di questi film vi piace. Se dici no, sai, secondo me non ci sta, ci sta. Fateci sapere. Ci vediamo dopo per gli altri video. La serata abbia inizio.